Ciao a tutti quanti, mi avete chiesto di fare un po' di lavoro con i Fitball. Io adoro le Fitball, le uso da anni. Fitball, palla svedese, fitness ball, palla fitness, insomma, non voglio. Ciao a tutti, allora un allenamento legato a nostra palla fitness, ok? Nostra palla che è ovviamente gonfiabile, super resistente, la potete trovare per cifre estremamente modiche in qualsiasi negozio di sport, ma sono meravigliosi perché ci permettono di lavorare in instabilità. Allora, uno dei miei esercizi preferiti già subito per lavorare sul nostro addome è di provare di cavalcarlo come un cavallo e stringere le gambe mantenendo l'equilibrio con i nostri addominali. Le possiamo fare di fronte il televisore o anche da solo, che un po' di concentrazione serve. Appoggiate i piedi quando comunque andate fuori asse o fuori equilibrio, ma è eccellente per le interne cosce, per gli addominali. Provate di mantenere l'equilibrio, continuiamo a tenere questa posizione, stringi bene forte 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 con le vostre interne coscia, addominali tesi, ok? Continuiamo a tenere la posizione, 4 3 2, appoggi le gambe. Adesso portiamo le gambe in avanti e cominciamo a dondolare destra e sinistra, proprio per sciogliere un po' il bacino e la schiena, ok? La nostra palla fitness è eccellente perché crea un'instabilità. Allora, quando io creo un'instabilità, ho la possibilità di stabilizzare con gli addominali e tutto il cingolo pelvico, che è molto importante, ok? Circolo, anche per, diciamo, liberare il bacino, perché molti di voi siete, ma siamo bipedi, ok? Camminiamo su due piedi e spesso e volentieri creiamo molta tensione nell'L4, L5, proprio sulla zona lombare. Cambio dall'altra parte, giri, giri, giri. Il nostro palla fitness è eccellente per tante cose, perché è un piccolo attrezzo ginnico che posso addirittura utilizzare come sedia di fronte al mio computer, così mi stabilizza, mi costringe, perché tu non puoi stare seduto in modo errato su una palla perché cadresti, così ci aiuta anche con la postura. Ok, adesso vorrei ritornare sull'interno coscia, ok? Mi metto giù e stringo con le cosce su e giù. Spingo e scendo, spingo e scendo. Dai, schiacci ogni volta che vieni su, schiacci con le vostre cosce. 8, 7, 6, 5, ancora 4, 3, 2, altro 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, ok. Divaricate le gambe come se stessimo facendo una posizione in seconda, mano davanti proprio per tenere la palla fissa, e salgo e scendo. La cosa bella è che mi dà un po' di sostegno, così è un lavoro modificato, mi sorregge un po' del mio corpo, ok, addominali rimangono tesi, le ginocchia, diciamo, vanno verso la punta dei piedi, ok? In particolar modo la parte medio del piede. Ancora, continuiamo, 8 e 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Aspettatemi qua perché vado a prendere il mio tappetino, che adoro questo per l'interno coscia. Prendete il vostro tappetino, ok? Aggrappatevi, diciamo, la vostra palla. Aspetta, perché questo pavimento è fatto di pietra, lo sento tutto, ok? Allora, schiaccio la palla tra i piedi e sto schiacciando, ok? 8, 7, lo senti tantissimo sull'interno coscia, ancora 4, 3, 2, continuate, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, scendi e ritorni su, scendi e ritorni su, ancora 4, torni su, addominali stabilizzano il movimento, ancora 2, ultima 1 e torniamo su. Eccellente per il nostro interno coscia, ok? Divarico, piedi a terra, sollevo e schiaccio, ok? Siediti bene e schiaccio. 2, 3, 4, 5, perfette per l'interno coscia. Ancora 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Divarica, andiamo a seconda posizione. Salgo, scendo.
8. Spingi bene sui taloni, le ginocchia sono divaricate verso punte dei piedi, ancora 4. 3, 2, continua altre, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e andiamo a terra, brava ragazzi, lo sentirai tantissimo questo lavoro sulla vostra interna coscia, eccellente, ok? Spingo tra lo stinco, ok, due stinchi e schiaccia, 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 lo sto spingendo proprio in centro, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continuo, continuo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, questo è eccellente anche per l'interno del ginocchio, per voi che volete snellire l'interno del ginocchio, e 1, scendo, 2, sempre trattenendo la palla con le gambe tese, e 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, perfetto ragazzi. Un piccolo allenamento per il nostro interno cosce che tu puoi tranquillamente ripetere, ok? Ricordate che potete prendere la palla a qualsiasi negozio dedicato agli articoli sportivi, costa poco e dà tanti, tanti risultati. Alla prossima, ciao!